Good evening! Good evening agli amici dei svizzeri della Confederazione Helvetica di Dismac per questa seconda giornata del girone B Europe Cup di Eurolega Sardana Dismac. Match importantissimo alla luce anche del risultato che sta ottenendo i portoghesi del Valongo, che hanno vinto 4-1, finita la partita in questo momento 4-1 per Valongo, che dopo la vittoria sul Dismac, dunque in questo momento nel girone B è in testa alla classifica graduatoria con 6 punti. Sardana quota 3 per la vittoria a Cutra 5-4, dunque Sardana deve impattare, deve andare a strappare questa vittoria agli svizzeri per rimanere al primo posto a pari punti con i lusitani. Dunque, benvenuti a Pala Primi, Pala Secondi, Pala Terzi, vecchio mercato, nuovo mercato che sia, ma noi siamo qui per questo grande spettacolo europeo che ci regala Sardana per essere approdata nel massimo torneo continentale. Stiamo per procedere con le operazioni preliminari, dirigono di fronte a spalti purtroppo sgremiti. Tanto saluto Fabrizio Bassani, grandissimo amico, grandissimo allenatore, grandissimo giocatore, anche un coriaccio difensore nel calcio, una pietra miliare dell'hockey Sardana. Ciao Fabri. Dicevo, operazioni preliminari per questa partita che sarà diretta di fronte a spalti, ribadisco, anche con un tono molto dimesso e pateticamente compromettente dal punto di vista emotivo. Gli spagnoli Alvaro De La Hera e Josep Ribot, e sottolineo ancora una volta, di fronte a spalti sgremiti al limite della capienza, perché c'è pochissima gente, a parte gli eroici tifosi organizzati degli incessanti, che peraltro adesso hanno cessato inspiegabilmente di loro cori, di partecipare attivamente, emotivamente, concretamente alle grandissime prestazioni dei loro Benia, ma oserei aggiungere Mini. Dunque Sardana, che in questa Eurolega si avvale della presenza anche di Mirko Bertolucci. Vedete il roster: Simone Corone portiere, numero 11 Davide Borsi, numero 5 Paul Galbassi, numero 7 Pablo Nacchera, numero 55 Joan Galbassi, numero 57 Francesco Rossi, numero 85 appunto il player manager Mirko Bertolucci, numero 19 Ernest Cagonga Cinguini, numero 88 Francesco De Rinaldis, numero 58 Alessio Bianchi. In panchina a fare le veci di Bertolucci c'è il mister, c'è il presidente allenatore stasera, Maurizio Corona. Vediamo il roster del Dismac: il portiere Carlos da Silva, numero 3 Carlos Garcia, numero 74 Nils Walker, numero 67 Björn Schmid, numero 23 Pascal Kisling, numero 22 Janic Disley, numero 2 Nino Weiss, numero 17 Lorenzo Rui, numero 8 Albert Galan, numero 96 Patrick Mani, allenatore Reto Viz. Ripeto, gli arbitri che sono Alvaro De La Hera e Josep Ribot. Quintetti iniziali, vedete quello di Sardana è quello ormai tradizionale, Corona e due Galbass, Rossi e Borsi. Davanti a Da Silva il coach svizzero schiera Disley, Viss, Rui e Kisling. Ecco, vedete Sardana stasera in una maglia nuova bianca con losanghe
e inserimenti cromatici straordinariamente esclusivi vogliono stupirci con colori che tendono al bianco, ma c'è il rosso nero che è il cuore e l'anima dei colori sportivi di Sardana. Sardana che reduce da una sconfitta in campionato, inopinato 5-4 rimediato proprio mercoledì a Bassano, dopo aver condotto a più riprese prima 2-0, poi 3-2, poi 4-3. I ragazzi di Bertolucci si sono fatti rimontare nel finale. E dunque, ribadiamo il Duisbach in pista con Carlo Silva, Nino Valls numero 2, Lorenzo Rui numero 17, Yannick Disley numero 22 e Pascal Kiesling numero 23. Mentre intanto gli arbitri De La Hera e Ribot hanno dato il via al match. Nelle file rossonere stasera in maglia bianca abbiamo davanti a Corona Paul Galbas numero 5, Joan Galbas numero 55, che Chicco Rossi numero 57, Davide Borgi con una vistosa fasciatura per una pallinata subita proprio mercoledì sera a Bassano, numero 11 e Capitão. Sardana governa la pallina in zona d'attacco con Borsi, lo scambio Rossi va dalle parti di Carlos Silva, ma non riesce a concludere. Per il momento Sardana mantiene il possesso della pallina, 28 secondi alla conclusione dell'azione, c'è il fischio da parte di Ribot. E in posta Duisbach con il numero 17 Lorenzo Rui, lo scarico era su Yannick Disley, ma recupera Sardana Joan Galbas Rossi, poi Borsi dietro la porta. Sardana padrone del match fino a questo momento. Rossi mette in mezzo, viene fermato, recupera, nulla da fare, pallina nella stecche svizzere, poi Carlos Silva alleggerisce su Kiesling, suggerimento in avanti, la perde Duisbach con la transizione di Borsi. Joan Galbas Rossi, va Rossi, esplode la parata di Carlos Silva, aggancia Paul Galbas, prova ad andare via, ce la fa, saltati due avversari, Paul, la parata di Carlos Silva, molto bravo il portiere svizzero, la transizione di Lorenzo Rui, prova ad andare, viene fermato, contesa la pallina, c'è il fischio di Ribot. Si ricomincia con Duisbach in attacco, Lorenzo Rui, poi c'è stato il suggerimento del capitano Pascal Kiesling, nulla da fare, a buon gioco la difesa dei padroni di casa. Va Sardana, Borsi, poi lo scambio tra Joan e Paul Galbas, Rossi, Paul Galbas, Borsi. C'è l'infrazione in difesa di Capitan Kiesling. Sardana ancora governa la pallina e la perde. Giocati 3 minuti e 55 secondi, 2 minuti e 55 secondi in questo momento. Sempre 0-0 con Corona chiamato alla parata da Kiesling, anzi
da Disley. Sardana, buono il pressing svizzero, cerca di andare via Disley, poi c'è l'infrazione in attacco del giocatore del Duisbach, ma recupera per un attimo soltanto la pallina Sardana, sempre gli ospiti avanti con il tocco di Disley all'indietro, c'è il fallo su Nino Weiss. Gioco fermo. Ancora Duisbach, molto bene in questo inizio di partita gli ospiti. Stanno tenendo la pista, è sempre molto, sempre un fattore a favore dei padroni di casa per le dimensioni e per la velocità della superficie. Scatta Borsi, centralmente lo scarico su Rossi. Recupera il Paul Galbas, chiama i suoi ad un maggiore movimento, ancora Borsi. Borsi pressato da Lorenzo Ruiz, carica su Joan, poi antira Paul per Joan, il recupero di Duisbach. Persa la palla dai giocatori svizzeri, ma la recupera Kiesling. Lorenzo Ruiz. Kiesling. Prova ad andare via Kiesling, la perde Joan Galbas, non riesce a trovare la via della rete, poi numero di Lorenzo Ruiz, già velocissimo la transizione di Sardana con Carlos Silva che impedisce il gol alla conclusione da distanza ravvicinata di Paul Galbas. Pallina ora dalle parti di Nino Weiss, non riesce a difendere la pallina, c'è il fallo, il blu, primo cartellino blu della partita, Nino Weiss, quando sono stati giocati 4 minuti e 53 secondi, prima occasione per Sardana. Blu a Nino Weiss, tiro diretto per Sardana. Va Paul Galbas al tentativo di trasformazione. Paul Galbas contro Carlos Silva. Paul Galbas contro Carlos Silva. Al 4:53. Paul Galbas preferisce l'azione Galbas e Silva. E Silva la meglio e para. Si rimane 0-0. O zero pari, come non si deve mai dire. Borsi, Joan Galbas, Sardana insiste, tanto c'è il power play per il blu a Nino Weiss, bravissimo Carlos Silva a neutralizzare il tiro di Joan che va a recuperare la pallina su Disley, la protezione del proprio portiere, la squadra rossocrociata. Tanto Joan e Paul scambiano, ancora Paul, Borsi, Borsi il tiro, insiste Sardana che vuole segnare, non trova la porta, Joan Galbas che recupera la pallina, non riesce a uscire Duisbach, Paul, la parata di Carlos Silva. Con generosità la squadra ospite, cade a terra Lorenzo Rui, il recupero di Sardana, Paul Galbas, sette in mezzo a Rossi, ancora Carlos Silva e poi Borsi, ancora Carlos Silva, super Carlos Silva in questa fase iniziale, ma soprattutto in questi ultimi minuto e 20 secondi di superiorità numerica di Sardana, almeno 4 interventi decisivi dell'estremo ospite, ma poi la finta di Kiesling che va al tiro,
la parata di Corona con la spalla destra. Borsi, Joan Galbas, cade Kiesling, ancora Joan, prova la conclusione, sempre Carlos Silva, non riesce il tappino di Borsi, ancora il back con la pallina che arriva dai parti di Lorenzo Rui che prova a tenerla, ma la scarica su Rossi. Intanto è terminato il power play, è rientrato Nino Weiss. Sardano non ha sfruttato un tiro libero e non ha sfruttato la conseguente superiorità numerica. Borsi, Joan Galbas insiste, Sardana ma fa fatica a trovare la via della rete quando sono stati giocati 7 minuti e mezzo nel primo tempo. Paul Galbas non riesce a deviare sotto misura, porta vuota di Chicco Rossi, ancora Davide Borsi prova la conclusione, la pallina che si alza per il tocco di Kiesling. Si ricomincia. Con la pallina in controllo del Duisbach. Capitan Kiesling, Wiss, Nino Weiss. Poi è entrato in pista col numero 3 Alberto Garcia. Ed è uscito Lorenzo Rui. Va Paul Galbas, Rossi, Borsi, Joan Galbas, Paul Galbas. Cercano di girare il più possibile i sardanesi. La parata ancora di Carlos Silva su Chicco Rossi. Ancora Rossi, va Rossi, molto buona l'azione ma la pallina si alza troppo, il recupero di Kiesling, prova a farsi vedere Disley e non riceve, va a coprire la pallina Borsi, il carico su Rossi che fa fuori Nino Weiss, cade a terra, non è rigore, dicono gli arbitri, Alberto Garcia recupera. Provato a darla in mezzo, poi Paul Galbas, ancora Alberto Garcia l'aveva perso, l'è andato a recuperare di nuovo Garcia da Kiesling, non è riuscita la transizione di Duisbach, poi Borsi e Rossi, nulla da fare, fase velocissima, attenzione Alberto Garcia, Corona Paul Galbas, Carlos Silva. Ancora Joan Galbas e ancora Carlos Silva. Kiesling, la pallina dalle parti di Nino Weiss. Scarica. Disley, la pallina per Nino Weiss da Disley. Non è riuscita la conclusione. C'è il fallo in difesa di... è entrato anche Pablo Nacchera. Numero 7, Pablito Nacchera al posto di Borsi. Poi c'è il tentativo di Disley fuori dallo specchio della porta. Ancora Nacchera, numero di Nacchera, Carlos Silva. Insuperabile come il tonno finora. Attenzione a Nacchera. Joan Galbas. Carica ancora per Nacchera,
Attenzione, sempre Nachera. Nachera e cerca di ubriacare col triangolo. Arc de Triomphe di Ribot, che non è Ribot come il cavallo protagonista di tantissime vittorie grandi, uno dei grandi miti della, dell'ippica. Questo è il, l'arbitro Giuseppe Ribot, R-I-B-O accentato, che dirige insieme a Alvaro De La Hera. Sardana con Joan Galbas, ancora la pallina alta, recupera Nino Weiss, ma sbaglia il tentativo di servire Kiesling. Recupera Sardana, entrato in pista anche Neymar De Rinaldis. Joan Galbas, nulla da fare, anche se Galbas, bisogna sottolinearlo, vuol dire fiducia. Paul e Joan Galbas vogliono dire fiducia. L'errore di De Rinaldis, la super parata, eccola qua, su Lorenzo Rui e non Mario, da parte di Corona. Nachera. Ancora Sardana. Nachera esplode, ma controlla Kiesling, poi ci prova Lorenzo Rui, ma ancora Kiesling a rimetterla in mezzo, gliela toglie De Rinaldis, ma la recupera Kiesling, rigore Duisbach esattamente al 12.08. Rigore Duisbach va a battere, mi sembra, Kiesling contro Corona, è il gol di Duisbach, va in vantaggio con Pascal Kiesling al 12.08, incredibile. Sardana sotto, dunque grande rigore di Kiesling, che non ha lasciato scampo a Corona, e dunque la partita si fa in salita per Sardana, che aveva avuto almeno una dozzina di occasioni senza trasformare. Fabrizietto, è il pareggio di Joan Galbas, ed ha segnato Joan Galbas. 1-1, è durato soltanto 37 secondi il vantaggio del Duisbach. Stavo evocando Fabrizio Bassani, che ovviamente ha portato benissimo, quello che è uno positivo. Joan Galbas ha pareggiato per Sardana quando sono trascorsi ormai 13 minuti, e dunque 1-1 questa partita che si sta sviluppando in modo molto interessante. Duisbach molto molto coriaceo avversario,
Saldana che fatica a mantenere, cioè più che a mantenere il pallino del gioco, fatica ad andare a trovare la via della rete. Time out dunque, ricordiamo la successione delle reti, al 12-08 il rigore di Isbach con Kisling per il vantaggio ospite, il pareggio di Joan Galbas al 12-45. Time out anche Parola. Abbiamo rivisto il rigore di Kisling e questo è il pareggio di Joan Galbas che in diagonale trafigge Carlos Silva, fino a questo momento il migliore in pista in assoluto. Mentre Ribova a redarguire Corona che stava ritardando il ritorno in pista. Siamo poco oltre la metà del primo tempo. Sardana Disbach 1-1. Tanto Corona dice di no ancora a Kisling, autore del gol dei rossi svizzeri. Tanto Nachera prova, nulla da fare, fischio da parte ancora stavolta di De Lachera. Saldana sempre in attacco, va Nachera, carico su Joan Galbas, scivola, mantiene il possesso, poi Nachera, Joan Galbas, va Joan, rimette in mezzo, non riesce la conclusione di volo a Neymar De Rinaldis, ma la recupera ancora Saldana, stavolta ci va a coprire la pallina De Rinaldis, Joan Galbas, Nachera, scarica su Paul Galbas, ancora Nachera, alza e schiaccia, non trova la porta, protesta Kisling, aveva mano alzata per un'irregolarità ritenendo troppo alta la pallina di Nachera, ma Saldana mantiene possesso, 14 secondi ancora conclusione dell'azione, li fa trascorrere i rossoneri stasera in maglia bianca, prova Joan Galbas, la pallina è alzata dall'intervento di Alberto Garcia, fischio degli arbitri. Joan Galbas, ancora Carlos Silva che dice di no. Adesso Saldana è padrona della pista, non trova il pertugio davanti a Carlos Silva che è bravissimo, ma impedisce agli svizzeri di riproporsi il contropiede. Paul Galbas, Joan Galbas. Va Joan Galbas, mette in mezzo, ha provato la conclusione di volo, non ha trovato la porta Nachera. Paul Galbas, la parata ancora di Carlos Silva, transizione di Kisling, ha respinto De Rinaldi, scopre Joan Galbas, pressato da Lorenzo Rui, scarica Nachera, Nachera una prateria, ma non riesce a mettere in porta, ancora Nachera, scarica, è entrato Mirko Bertolucci, 48 anni, grandissimo giocatore, uno di quelli che hanno fatto la storia dell'Hockey insieme al fratello Alessandro. Prova Mirko, non va. Nachera. Mirko Bertolucci. Poi Galbas, Joan Galbas, la parata di Carlos Silva. Kisling che ha aperto la marcatura e trasformando il rigore. Pressato da Mirko. Il fallo è di Kisling, ecco Mirko Bertolucci, carichissimo, prova ad andare via, su di lui c'è Nino Weiss, va ancora Mirko, gira la porta, scarica,
da Joan Galbas a Pablito Nachera. Va Pablito! Non trova il porterito. Ancora no look di Joan Galbas. Mirko Bertolucci, velocissimo De Rinaldis, ancora Mirko, chiama e riceve Joan Galbas. Cerca un Pertugio, scarica ancora su Mirko, va Bertolucci, mette in mezzo. Poi De Rinaldis, velocissimo, Saldana, giocando un hockey veramente di alto livello, mette in mezzo ancora. Paul Galbas, la pallina non arriva, poi la recupera ancora, Nachera! Preferisce non tirare perché Carlo Silva ha coperto molto bene. Nachera! La parata ancora di Carlo Silva. Joan Galbas, ecco Mirko, super Mirko. Mirko Bertolucci all'indietro su Joan Galbas. De Rinaldis, la finta, ancora Joan Galbas, Mirko Bertolucci, Joan Galbas. È stato considerato irregolare il blocco di Mirko e vuole il time out. Detto a Maurizio Corona, facente funzione in panchina, chiedeva il tiro, il time out. Ed eccolo il time out. Se adesso Gaetano De Benedetto, il principe, il primo imperatore delle telecamere, ci fa vedere i gol, possiamo rivederli. Questo è il tiro libero fallito da Paul Galbas, bravissimo Carlo Silva. Questo è il rigore di Kiesling che ha portato in vantaggio Dismach. Nulla da fare per Corona, bravissimo il capitano degli svizzeri. E questo è il diagonale di Joan Galbas, che è riuscito finalmente per i suoi a bucare tra palo e portiere lo stesso Carlos Silva. Grazie Gaetano, il tuo lavoro è eccezionale, straordinario, incomparabile, inarrivabile, ineguagliabile, nessuno come te, compreso Romolo Siena, Luciana Dasnask Veschi. Dismach con Kiesling, il capitano è l'uomo più pericoloso, il più bravo in pista finora è il portiere di Dismach, Carlo Silva. Tanto lo scambio la perde Sardana, ma Mirko Bertolucci insuperabile come il tonno. Va ancora la parata di Carlo Silva, poi si ripete Dismach in attacco, fallo di Joan Galbas su Disley, punizione per Dismach proprio sotto la nostra postazione con Weiss e Lorenzo Rui. Prova conclusione alta sulla traversa, copre Mirko Bertolucci. Nachera prova a superare senza riuscirci Carlo Silva, poi dall'altra parte Lorenzo Rui, Corona, ma c'è il 2-1, il 2-1 di Yannick Disley, 2-1 Dismach esattamente al 19:31. Yannick Disley, è una partita in salita per Saldana, sinceramente alla vigilia ci attendevamo una squadra padrona di casa molto più in palla, soprattutto sotto porta.
sottolineo con questa fastidiosa inclinazione della voce sottoparta, e invece è sotto 2-1. Saldano è sotto 2-1 e rischia ancora con Duisbach che la perde. È rientrato Nacchera, poi il tiro è stato tentato ancora da Joan Galbas, Mirko Bertolucci, è rientrato anche Rossi. C'è l'errore di Joan Galbas. Kissling, non difficile la parata di Corona stavolta. Attenzione a Mirko, lo scarico su Joan Galbas, ancora Mirko e Joan Galbas. Scarica ancora su Rossi. Va Rossi, ha provato la finta del passaggio indietro e il suggerimento in mezzo per Joan Galbas, non ha trovato il pettugio. Mirko Bertolucci. Rossi. Buono il blocco di Mirko, ma il tiro di Rossi non trova lo specchio della porta. Andiamo verso la fine del primo tempo con Saldana sotto 2-1 di fronte agli svizzeri del Duisbach. Nacchera slalomeggia Alberto Tombianamente, poi Mirko, nulla da fare, peccato Saldana, ma molto brava la difesa del Duisbach. Poi dall'altra parte è Corona che deve dire di no a Lorenzo, lui spreca il terzo gol Duisbach. Il numero di Nacchera che ha delle movente, sembra Pato Aguilera, centravanti del Genoa dei tempi d'oro, l'eroe di Anfield Road. Ancora Sardana che non ci sta a essere sotto. 4 minuti e 3 secondi alla conclusione del primo tempo e ruba palla Lorenzo Rui, ma non Mario. Va Lorenzo Rui, la preferisce tenerla. Lo scarico ancora per Kissling, molto buono il suggerimento per Yannick Disley, l'autore del gol del 2-1. Stavolta non è riuscito a controllare al meglio Mirko Bertolucci. Va Mirko, le sue serpentine sono radiose. Rossi, Mirko, carica ancora Nacchera. Insiste Paul Galbas, Nacchera. Ancora Nacchera, la perde. Molto bravo Lorenzo Rui, però finisce per perdere Mirko Bertolucci. Mirko! La parata di Carlo Silva. Poi la finta di Kissling che ha aperto la marcatura trasformando il rigore dopo, 12 minuti e 08 secondi. Ultime battute, 2 minuti e 46. Saldana 1, Duisbach 2. Rossi, Nacchera. Va Nacchera. La pallina non ne vuole sapere di entrare, recupera Kissling. Poi dall'altra parte Nacchera, la finta, dietro la porta. In mezzo c'è Mirko Bertolucci, la perde però Paul Galbas. Va a recuperarla Rossi, Nacchera, Rossi, occhio ai 5 secondi. In Europa te li fischiano, quanto è veriddio. Nacchera. Va Nacchera, non riesce, la deviazione di volo di Rossi. Ancora il tentativo di Kissling, recupera Rossi, Mirko Bertolucci, Rossi, 1.50, alla prima sirena, Nacchera, sempre Carlo Silva a dire di no. Weiss, Kissling, ancora Weiss,
Mirko Bertolucci, la chera! Si è girato, ma la palla non la ne vuole sapere di entrare. 1-20 alla conclusione del primo tempo, con la E aperta. Mirko ha provato al volo, nulla da fare, recupera Kisling, lo scarico per Yannick Disley dietro la porta, autore del gol del 2-1, recupera ancora Nachera, numero di Nachera, pallina però è lontana dai pali, 47 secondi, Mirko! Non va ancora Carlos! E c'è il 3-1 di Kisling! Incredibile andamento della partita! Carlos Silva salva il 2-2 subito dopo Kisling, quando mancano 37 secondi, infila il gol. Riguardiamo, guardate il tiro di Kisling all'incrocio dei pali, buca corona. Kisling segna il gol del 3-1, la doppietta. Rivediamo, Kisling prende la mira, tac, grandissimo gol, corona nulla può. E adesso 3-1 nel finale di tempo per Sardana, non ci voleva, anche perché, come avete visto, Sardana era andata vicinissima al 2-2 con Mirko Bertolucci, paratissima di Carlos Silva e pronto opposto, 3-1 di Kisling, incredibile, victu visu auditu. Sardana, vediamo se riesce in extremis a segnare, ma anche a 28 secondi. Nachera, Joan Paul Galbas, Mirko Bertolucci, Nachera, Mirko Bertolucci, prova il numero, nulla da fare, poi Paul Galbas, nulla da fare. Grande disback in questo primo tempo. La pallina arriva a Nachera, ultimi 8 secondi, vediamo Mirko, Nachera! Niente da fare, la pallina non entra e finisce il primo tempo col punteggio di Sardana 1, Disbach 3. Ricordo la successione delle reti al 12-08 rigore di Kisling, al 12-45 il pareggio di Joan Galbas, al 19-31 Disley per il 2-1, poi all'altezza del 24esimo Carlos Silva neutralizza il possibile 2-2 di Bertolucci, che nell'azione successiva dalla parte opposta diventa 1-3, il gol di Kisling. Ci sentiamo per la ripresa.
ricomincia dunque il secondo tempo con Sardana sotto 3-1. Di nuovo buonasera a tutti gli ascoltatori in pista per Sardana. Davanti a Simone Corona ci sono Joan Galbas numero 55 che va ora alla conclusione, Paul Galbas numero 5, Davide Borsi numero 11 e Chicco Rossi numero 57 nelle file di Disbach. Di fronte al portiere Carlos Silva, migliore in pista, ci sono con il numero 2 Nino Weiss, con il numero 23 Pascal Kisling, con il numero 3 Alberto Garcia e con il numero 22 Yannick Disley. Parata subito di Carlos Silva a neutralizzare i tentativi di Sardana, che mi sembra sceso in pista con un piglio diverso rispetto all'inizio del match. Matticiacca, parata subito ancora di Carlos Silva, Paul Galbas, Sardana che è sotto 3-1. Una partita veramente incredibile per il suo andamento, ma Disba che ha meritato. Tanto Kisling, autore di due reti. Capitan Borsi esplode, lo trova. La conclusione. La recupera sempre Borsi. Paul Galbas, Joan Galbas, Rossi Galbas, Joan Galbas, Borsi Galbas. Sono tutti Galbas, no, ce ne sono solo due. Paul e ora Joan che ha dato all'indietro a Rossi. Conclusione di Rossi. Era indirizzata all'incrocio di palla alla sinistra della porta di Pera Carlos Silva, ma non è riuscito a trovarlo. Paul Galbas. Va Weiss, non riesce alla conclusione di Sardana, transizione con Yannick Disley, autore del gol del 2-1, viene fermato da Borsi a Joan Galbas, recupera poi Rossi, va Borsi, lo ha toccata la pallina Antonio Garcia, recupera Sardana che vuole accorciare, Borsi, Joan Galbas. Va Joan Galbas, la parata di Carlos Silva, Kisling, Kisling, Disley, Kisling, Garcia, Kisling, pressato l'occasione da Rossi, buono la azione difensiva di Rossi che chiama lo schema. Galbas, da Joan a Paul Galbas, dietro la porta, Joan Galbas, la parata di Carlos Silva, attenzione, la contropiede di Antonio Garcia, la parata, Alberto Garcia, la parata di Corona, molto vicino al quarto gol, il Disbach, ma perde Rossi, poi in qualche modo Borsi, ma la sbaglia, ancora Borsi, lo scarico, la parata su Joan Galbas, sempre Borsi, Paul Galbas, Joan Galbas, Borsi, non si capiscono con Joan che la recupera, va Kisling a pressare Borsi, lo scarico su Joan Galbas, ancora Paul Galbas a pressarlo Alberto Garcia, va Rossi, molto ben chiusa la difesa di Disbach, Borsi prova a scardinarla dalla distanza, pallina che fuori esce dal catino, il catino del vecchio mercato. E il risultato non si sblocca in questa ripresa, giocati 4 minuti e 5 secondi. Sempre Disbach avanti 3-1, Alberto Garcia. E Alberto Garcia sorprende Corona. Incredibile. 4 minuti e 31 secondi.
Garcia sorprende Corona. ...4-1... adesso Sardana è riuscita a rimontare una parziale di 1-4 con Lodi non più tardi della settimana scorsa. Quindi perché non deve succedere anche oggi, amici? Perché non deve succedere? Deve succedere. Borsi, Paul Galbas, Joan Galbas, certo qualcosa di diverso in pista si sta vedendo, perché Lodi aveva dominato a un certo momento, poi Sardana l'aveva sovrastato. Vediamo se Sardana ha la forza di cambiare l'inerzia in una partita nettamente in mano agli svizzeri del Bismarck. Borsi, però Sardana ha già rimontato la settimana scorsa, proprio sabato scorso, il 4-1, l'1-4 di Lodi. Quindi perché non deve riuscirci? Deve, può. Diciamo proprio che deve. Borsi prova la conclusione, ma la palla non arriva. Poi Rossi, eccolo lì! E Chicco Chicco non lo sa, e quando segna fa godere la città. Comincia a recuperare Sardana, 5 e 29, a corsa Rossi. 5-29, 4-2, ecco, Sardana aveva recuperato da 4-1, che poi era diventato 4-2 contro il Lodi. Perché non deve rifarlo anche stasera? Non c'è nessuna ragione per cui non lo possa fare. Per cui vediamo come va a finire. Però ora siamo 2-4. Con il gol di Chicco Rossi. Vediamo se questo gol sblocca i rossoneri stasera in maglia bianca. Anche è stato... Ecco Rossi! Ha provato il numero. Tanto dall'altra parte Kiesling. C'è il fallo. C'è tutto il tempo, perché manca una vita, per niente la darei. Noi siamo innamorati dell'hockey e so che capirei. Va Borsi, va Borsi! È stata frenata la sua conclusione da Weissmann e recupera Sardana, che sabato scorso ha recuperato da 1-4 e da 2-4 nei confronti del Lodi. Per cui perché non deve succedere ancora? Rossi, da Joan Galbas a Borsi, prova il capitano Paul Galbas, questo raso terra che non ha trovato nessuna deviazione. Borsi, attenzione Rossi, c'è rigore, attenzione, rigore a 6 e 30. Rigore Sardana. Ci va Joan Galbas a tirare. Va Joan Galbas a tirare. Joan Galbas contro Carlos Silva. Joan Galbas contro Carlos Silva. E gol di Joan Galbas! Galbas. Da 1-4 a 3-4, ricordo a tutti che Sardana sabato scorso ha recuperato da 1-4, poi da 3-5 contro Lodi. Ma perché non deve succedere anche stasera? Ora mancano 18 minuti e mezzo e Sardana è andato da 1-4 a 3-4 con Joan Galbas. Con Joan Galbas, ragazzi.
Saldana 3, Disbac 4. Saldana sabato scorso ha recuperato da 1-4 con Lodi, ma perché non deve succedere anche stasera? Non c'è nessuna ragione per cui non debba accadere. Alberto Garcia, tanto Disbac ovviamente non starà a guardare. Borsi, attenzione a Saldana con Joan Galbas. Joan Galbas scarica Borsi, Paul Galbas. Rossi vede Borsi sull'esterno della rete. C'è il fischio, ricordo che dirigono di fronte a spalti sgremiti Alvaro de la Hera e Giuseppe Ribó della Federazione Spagnola. Ricordo ancora, Saldana ha recuperato da 1-4 sabato scorso con Lodi, non c'è nessuna ragione per cui non possa recuperare e sovvertire il punteggio che attualmente la vede sotto. Era 1-4, la 3-4, attenzione a Borsi! Non va! Incredibile, dictu viso audito! Azione sempre in avanti dei rossoneri stasera in maglia bianca. Attenzione Rossi, prova la conclusione, la parata di Carlos Silva che alza la pallina, poi Disbac che cerca di mantenere la lucidità. Kisling ha provato, Weiss a tenerla, ce l'ha fatta, ancora Kisling, buona la finta, ancora Kisling, corona. Protesta Kisling, dall'altra parte Borsi, Rossi, Rossi non ha trovato la porta e il portiere stavolta sembrava battuto. Pressing senza soluzione di continuità di Saldana in questa fase. Va Borsi a contendere la pallina, poi Kisling. Attenzione, l'ha perso l'abbrivio. Joan Galbas la recupera, poi Borsi, pareggio! Il pareggio di Borsi, 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 8-26, 4 pari, il capitano l'ha firmato la rimonta. Vediamo il tiro di Borsi che è andato a battere Carlos Silva. 8-26 Borsi. Dunque Saldana sabato scorso ha rimontato da 1-4 e c'è un blu per le proteste eccessive di Weiss. Mentre Paul Galbas sta spiegando in spagnolo evidentemente a Carlos Silva cosa è accaduto. Certo c'è il time out. De la Hera è inflessibile. Dunque Saldana che sabato scorso aveva rimontato da 1-4 con Lodi, non c'è nessuna ragione per cui non debba riuscirci anche stasera. Per il momento ha impattato, ma c'è ancora tempo per portare dalla parte rossonera. 16-37 alla conclusione la vittoria, vediamo. Disbac che dopo aver portato a più 3 il suo vantaggio si è vista recuperare da Saldana. Borsi, pallina su Joan Galbas, lo scarico Paul,
Joan Galbas. Borsi, c'è la superiorità per l'espulsione di Weiss, temporanea ovviamente. Attenzione a Borsi, la Borsi a Paul Galbas, la conclusione in qualche modo Carlos Silva, poi Kisling. Lorenzo Rui vorrebbe rigore, ma tuffo di Biasi di Lorenzo Rui. Borsi, ancora Joan Galbas, Paul Galbas, Borsi, Joan Galbas, Paul Galbas, ha provato a cercare ancora Borsi, poi Kisling per gli svizzeri, la perde, la riconquista, buona la finta, ma la pallina non arriva a Lorenzo Rui, va Borsi, esplode, e Borsi, e super Borsi, fasciato Borsi, 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 e Borsi, 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 al 9.37 per la prima volta Sardana in vantaggio. Eccolo lì la staffilata di Borsi, grandissimo gol di Borsi. Ricordiamo che sabato scorso Sardana aveva rimontato l'1-4 all'Odi, non si capisce perché non debba accadere anche stasera, e per il momento sembrerebbe, toccatevi, toccate ferro amici sardanesi, topolini o caiomani di cielo di terra di mare all'ascolto, Sardana ora per la prima volta, first time, avanti in questo match difficilissimo del massimo torneo continentale. Rossi non è riuscita alla conclusione, adesso subito dopo il gol ovviamente è tornata la parità numerica. Sardana che copre la pallina con Joan Galbas, va Joan Galbas, lo disturba Kisling e mette in mezzo la Chera, peccato perché era veramente un'occasionissima per i rossoneri che sabato scorso avevano montato l'1-4 con l'Odio. Non si capisce perché non c'è alcuna ragione al mondo perché non si possa ripetere la stessa storia. Joan Galbas, la parata di Carlos Silva, ancora Joan Galbas, lo scambio con Rossi, poi Nachera, Borsi, lo scambio con Chicco Rossi, Borsi, bravissimo Carlos Silva, poi non è riuscito a perfezionare il contropiede a Yannick Disley. Nachera, Nachera, e gol! No! Sembrava gol, ma è stata una colpo di stecca all'interno della porteria. Quindi chiedo scusa a Ivenia, Nuvenia, ti muovi sicura. Va Nachera! Ancora Nachera che d'alta! Roberto Bolle, va ancora Davide Borsi, Nachera stavolta la perde, gliela tolta Disley, attenzione a Disley, la parata di Corona due volte, stavolta Corona non si è fatto superare, incavolatissimo per avere preso quattro gol, lo abbiamo visto proprio al gol del 4-1 momentaneo del Disback. Lorenzo Rui, Kisling, Alberto Garcia, Disley, Lorenzo Rui, va Lorenzo Rui pressato da Borsi, ancora Lorenzo Rui, lo scambio con Kisling, va Lorenzo Rui, buona la copertura di Borsi, 12.55 la conclusione, Sardana avanti, no, 5-4, partita difficilissima. Joan Galbas, Borsi, Nachera, va Nachera, poi ha provato Joan Galbas, non è riuscito a trovare la porta. Alberto Garcia, e c'è 5 secondi, Disley non è riuscito a allontanare, time out di Isma, che ricordo dunque era chiuso il primo tempo con Disbac avanti 3-1, è diventato 4-1 al 4.31, però poi al 5.29 2-4 di Rossi, al 6.30 al 3-4 di Galbas su rigore, e poi la doppietta all'8.26 al 9.37 di Borsi hanno portato
al momentaneo 5-4 Sardana, che sabato scorso aveva, e vi rivediamo, il rigore di Joan Galbas. Nachera si è ricominciato, è rientrato in pista Mirko Bertolucci al posto di Davide Borsi. Vediamo cosa succede, il Sardana riesce a mantenere o a incrementare, anche perché sabato scorso Sardana ha recuperato da 1-4 con Lodi. E il set! E gol di Deri! Deri gol! Papara Deri! Deri gol, parabara para Deri, Deri gol, papara Deri, Deri gol, eccolo lì, rivediamo la deviazione di volo al 13esimo minuto e 5 secondi, 6-4 di Deri Naldis. Deri gol. Non si capisce, anzi si capisce, stavo dicendo che sabato scorso Sardana aveva rimontato da 1-4 con Lodi e non si capisce perché non debba accadere di nuovo. Ora il punteggio è cambiato radicalmente, Sardana 6, Disbach 4, con Sardana che galvanizzatissimo, gasatissima la squadra rossonera, ma bisogna rimanere coi piedi per terra e ragionare con calma olimpica. Va intanto Galbas, Joan non è riuscito, l'ennesima occasione, attenzione, niente da fare ancora, va Mirko Bertolucci, Mirko Bertolucci, il contratto con contratto, l'idea, l'accordo con Sardana è quello, è stato quello fin dall'estate scorsa, che lui avrebbe comunque giocato come sta facendo in Eurolega, e tutti a Sardana stanno aspettando il gol del player manager, che comunque in panchina stasera, come tutte le partite di Eurolega, è sostituito dal presidentissimo, ma peraltro per tanti anni allenatore e sempre in possesso del patentino, Maurizio Corona. Incredibile comunque questa partita, l'andamento, un andamento lento, andamento lento per Sardana, è stato un andamento lento, scivola, attenzione, Nachera, Nachera, la parata di Carlo Sivo. Chiaramente questo ritmo che vibra sotto pelle eccitandoti, corro sempre forte, non mi arrenderò, andare un po' più su e vieni, vieni con me, oh, e vieni, vieni con me, e oh, alelai, 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 bum bum. Sardana ha avuto questo andamento lento citando questo pezzo mitico di Tullio De Piscopo. E Nachera!
però poi quando ha cominciato a carburare è andata al massimo, è andata a gonfie vele. Vado al massimo, vado a gonfie vele. Attenzione, Duisbach, la parata di Corona. Certo, quello che succede in pista non ti fa altro che gasarti se lo vedi e se racconti, e poi puoi eccedere, perché noi siamo corrente elettrica, corrente molto forte, non stateci vicino, pericolo di morte. Va De Rinaldis, ancora lo scarico per Nacchera. 8 minuti e 37 secondi alla conclusione. Sardana 6, Duisbach 4. La perde Mirko Bertolucci, va a Disli, Corona, Super Corona, eccola qua, lui al gol, non ti farà parra, Super Corona. Mirko Bertolucci, Nacchera. Mirko Bertolucci, scarica ancora Nacchera, la recupera Lorenzo Rui per Duisbach. Lo scarico, ma la perde Sardana, il pressing asfissiante per i rossoneri. Va Nacchera. Scusate, ho avuto un problema tecnico, ho recuperato. Vediamo ancora Duisbach nel tentativo di rimettere in piedi il match che gli svizzeri stavano conducendo 4-1 all'inizio della ripresa. Va ancora, ci prova Duisbach, Mirko Bertolucci, attenzione a Nacchera, la parata di Carlos Silva, dall'altra parte Disli che ha rimesso in mezzo, ma Corona interrompe. Sei minuti e otto secondi. Sardana insiste con Nacchera. Sempre Nacchera. Insiste Sardana, la perde. Nacchera, ora esce vincitore dal confronto, ma non riesce a superare Carlos Silva. Va ancora Alberto Garcia, ma non riesce Duisbach a rientrare. Paul Galbas, si alza la pallina. Cinque secondi. Rivediamo il gol di De Rinaldis. Grandissima deviazione al volo.
5 minuti alla conclusione, 4:59 per la precisione. Saldana 6, Dismac 4. Bertolucci ancora su Deninaldi, poi Nachera, Volgalbas, Nachera si destreggia ma la perde, c'è il fallo di Nachera che protesta e gli arbitri gli dicono di smetterla. Decimo fallo Saldana, può tornare sotto esattamente a 4:40 dal termine, 20:20 giocati, 20:20 giocati. Tiro diretto Kiesling. Kiesling contro Corona. Kiesling per il quinto gol. Va Kiesling e para anche fuori. Fuori il tiro di Kiesling. Non riesce ad accorciare il Dismac e Saldana può tornare a governare la pallina quando mancano 4 minuti e 15 secondi. Bertolucci. Tanto c'è stato un contatto abbastanza energico su Corona che è arrabbiatissimo, non riesce ad andare in porta. Attenzione, in pieno volto la pallinata di in pieno volto di Mirko Bertolucci, un colpo. Però gli sta ballando la vista, fa segno che gli sta ballando la vista. In pieno volto a Mirko Bertolucci. Sembra essersi ripreso, adesso io seguivo Mirko, mi sta guardando la partita. Borsi scarica De Rinaldis, 3 minuti e 40 la conclusione. Recupera ancora Dismac. Thank you.
Tanto è entrato nelle file ospiti anche Alberto Galan. Saldana che va avanti. De Rinaldis. No, guarda, io sto sempre guardando Mirko. Attenzione a De Rinaldis. Galan la perde, Paul Galbas, De Rinaldis, c'è il fallo di Kiesling. No, è stato dato fallo, è stata data simulazione a De Rinaldis. Due minuti e 50, sono rimasto un po' impressionato anch'io dalla reazione di Mirko. Fortunatamente sembra niente di grave per l'allenatore giocatore di Saldana. Tanto 2 minuti e 45 la conclusione. De Rinaldis prova a liberarsi. Tanto Dismak non si dà per vinto, ovviamente ci prova. Rimangono pochi secondi perché per recuperare i due gol di svantaggio. Ci credono gli svizzeri, ma Saldana sembra sicuro, anche perché non si capiva come mai già sabato scorso Saldana avesse recuperato da 1 a 4 sul Lodi e non c'era nessuna ragione per cui questa cosa non si ripetesse. Time out Saldana che è avanti 6 a 4. Comincia, ultimi due minuti di gioco, Saldana Dismak, 2 minuti e 7 secondi, Saldana 6, Dismak 4. Attenzione, c'era stata la conclusione di Lorenzo Rui. Recupera ancora Dismak, adesso sta provando in tutti i modi a riaprire la contesa, la squadra ospite. È entrato in pista anche il numero 67 Björn Schmidt. Lorenzo Rui. 5 secondi fischiati dagli arbitri. Galbas, ancora Nachera, Galbas, che vuol dire fiducia, Paul e Joan Galbas a Saldana, vogliono dire fiducia, come una volta era lo spot della Galbani. Paul Galbas, giustamente, cartellino blu per Kiesling. E c'è l'opportunità per il 7 a 4 di Saldana. Paul Galbas contro Carlos Silva. Va Paul Galbas fuori. E poi è gol di Galbas, 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 Galbas,
Galbas, Galbas, Galbas, Paul Galbas al 23-31, segna il 7-4. Sardana, Paul Galbas, e allora è finita, amici, perché non c'era nessuna ragione perché Sardana non ripetesse la prestazione di sabato scorso, quando rimontò da 1-4 sull'Lodi, e così è capitato anche stasera. Noi, più che noi, voi che siete noi, voi, essi, io così scaramanticamente ho cominciato a dire che era possibile, ma voi ci avete creduto da casa, amici dell'hockey rossoneri. Qui c'è il delirio per la seconda vittoria della storia dopo quella di Cutra, 5-4 in Francia. Con questa vittoria Sardana appaia in testa Valongo, che ha battuto 4-1 appunto il Cutras. Ricorda la situazione delle reti, sembrava una gara stregata, con Disbach avanti al 12-08 con Kiesling, il pareggio di Joan Galbas al 12-45, poi al 19-31 l'1-2 di Disley, che riportava avanti gli svizzeri, e il 3-1 a 37 secondi dalla prima sirena ancora di Kiesling. La ripresa sembrava essere iniziata nel peggiore dei modi, al 4-31 il 4-1 di Garcia, poi la partita è cambiata radicalmente con il 4-2 di Rossi al 5-29, il rigore di Joan Galbas al 6-30, 3-4, poi Borsi, che ha salito in cattedra con una doppietta all'8-26, 4 pari al 9-37 il sorpasso, al 13-05 De Rinaldis ha segnato il gol del 6-4, e poi Paul Galbas ha messo a segno la rete del 7-4, con cui si è conclusa questa match, seconda vittoria di Sardegna Eurolega, capo classifica con Valongo. Valongo, i portoghesi che i rossoneri incontreranno il 15 gennaio prossimo, proprio qui. Dunque ringrazio tutti gli ascoltatori, perché non c'era nessuna ragione per cui Sardana non recuperasse dall'1-4 stasera, esattamente come ha fatto sabato scorso, e così è accaduto. Sardana 6-7, Disbach 4. A tutti buon divertimento, buon proseguimento e appuntamento alle prossime occasioni con l'hockey, perché we are hockey giovani! Davide!
Vado? Allora Davide, è una partita incredibile dai due volti, due gare, forse tre gare nella stessa partita, sotto 1-4, io ho detto che non c'era nessuna ragione per cui non si ripetesse la rimonta di sabato scorso. È successo, come l'hai visto? No, sicuramente rispetto a sabato scorso è stata una partita diversa. Qua abbiamo sempre avuto comunque controllo della partita, nel primo tempo avremmo fatto 50 occasioni e non entrava, un po' per bravura del portiere, un po' per nostra imprecisione, non siamo riusciti a fare i gol che ci meritavamo. Nel secondo fortunatamente è cambiata un po' la storia, è iniziato a entrare il primo, il secondo, il terzo, ha preso fiducia, hai concesso sempre di meno e niente, una vittoria penso meritata. Senza... Hai trascinato i tuoi con quella doppietta decisiva del pareggio del 5-4 momentaneo, poi non c'è stato più rischio nel prossimo. No, il rischio c'è sempre perché poi hanno anche sul doppio vantaggio hanno avuto la punizione di prima per riaprirla, due minuti alla fine, poi nell'occhio non si sa mai. Però in generale il controllo della partita abbiamo sempre avuto noi, loro hanno fatto una buona partita difensiva, cercavano di ripartire in contropiedi, ma noi abbiamo cercato di limitare queste cose qua e abbiamo concesso, penso, poco, anche se abbiamo subito purtroppo 4-5 gol che non dovevamo prendere. Senti, allora adesso il 15 gennaio qua arriverà il Valongo, due vittorie, due partite, due vittorie per tutte e due. Insomma, cominciate a farci la bocca a andare avanti, no? Sì, uno degli obiettivi sicuramente della stagione è arrivare in Final Four. Ora abbiamo Valongo e poi tutte le tre gare di ritorno, vediamo dove se riusciamo a passare, se primi, secondi, però l'importante è passare, il nostro obiettivo. E mercoledì il Monza per recuperare il terreno perduto mercoledì sera. Sì, Monza è una partita fondamentale per il campionato perché... Scusa, hai fatto una faccia molto da arrabbiato ripensando alla sconfitta di mercoledì a Bassano. Ma un po' a tutto il campionato, oltre che a mercoledì a Bassano, perché abbiamo fatto sempre buone prestazioni, penso, e abbiamo raccolto poco. Sia Bassano è l'ultima di una di queste, infatti dobbiamo cercare di essere magari anche un po' più brutti, ma di fare i tre punti. Ora l'importante è quello. Grazie Davide.